questo qui allarme, l'importanza di essere qui. Io non c'ero stato dai tempi del terremoto e devo dire, insomma, sono molto colpito. Adesso abbiamo girato un po'. Fa piacere vedere che si sta, che ci siano tanti cantieri, fa anche impressione che comunque dopo tanti anni si sia ancora con tutti questi cantieri, ma insomma, diciamo, guardiamo positivamente, no? Insomma, diciamo che non vedo l'ora di tornare all'Aquila, come dire, senza cantieri, senza, cioè, con le sue strade abitate, i suoi palazzi abitati, i suoi negozi che possano fare attività commerciale, insomma, la vita, no? Ecco, adesso è come sentire che la città è ancora in una vita sospesa. L'importanza appunto della presenza dell'università in centro e la, come dire, anche questo luogo di aggregazione e di cultura, secondo lei è importante appunto tornare in centro? Eh beh, sicuramente, intanto perché voglio dire ogni città italiana come L'Aquila, cioè una delle bellissime, importantissime città italiane, è, diciamo, il suo centro e il suo cuore, quando gli ha levato quello gli ha levato tutto. E quindi è sicuramente l'università, perché diciamo l'università di questo cuore probabilmente, insomma, costituisce poi come dire, quello che lo fa andare forte, questo cuore, perché l'università significa innanzitutto i ragazzi, no? I ragazzi, le ragazze, i giovani che possono, come dire, mettere in rapporto la bellezza di ciò che hanno intorno da un punto di vista storico, artistico, culturale, e con ciò che invece poi è la cultura estesa del mondo e di tutto. Quindi, insomma, trovare anche una ragione di se stessi, e questa è la cosa più importante, perché è chiaro che questa città deve guardare molto ai suoi giovani, in tutta evidenza. Una città che, cioè, appunto, si cammina, la sensazione è questa vita sospesa, e chiaramente bisogna guardare avanti, cioè bisogna pensare a una città, al futuro di questa città, e quindi a chi se non ai suoi giovani, e quindi l'università è, mi sembra, decisiva. Da ultimo, come hai reagito a questo invito, appunto, quando ha saputo di dover venire per l'altro? Con grande piacere, appunto, l'occasione per venire qui è una, diciamo, ci sono stati professori di cui ho grandissima stima, e quindi diciamo era, come dire, sicuramente un'occasione molto molto bella, insomma, ecco. L'Aquila Film Festival è una delle realtà culturali più importanti della città, che quest'anno ha deciso di strutturarsi in una maniera innovativa, cioè come festival diffuso, non come evento unico, come sono in genere i festival, diciamo, con una competizione, una giuria. Questo, ci sarà ovviamente la competizione e la giuria, però ci sarà una presenza capillare nella città un po' tutto l'anno per questo festival diffuso. Abbiamo deciso di collaborare con questo festival in quanto università, dando appunto un contributo, diciamo, storico, no? Come è giusto che l'università faccia, cioè contributo a conoscere due grandi figure del cinema italiano, appartenenti anche a due generazioni diverse. Marco Bellocchio appartiene a una generazione proprio quella, insomma, che ha incominciato a lavorare negli anni 60, quando appunto ci sono i suoi primi grandi film, che tuttora però è molto attivo, figura molto importante per la storia del cinema, anche per la storia della cultura, del teatro musicale, insomma. E Mario Martone, generazione successiva, ma comunque ormai già, insomma, una figura, anche, a suo modo anche lui un classico, insomma, non solo del cinema, perché Mario Martone è attivo nel teatro musicale, nell'opera lirica e nel cinema, è anche direttore del Teatro Stabile di Torino, insomma è una figura presente nella cultura italiana a vari livelli. Di questi due autori offriamo due retrospettive, quindi una scelta di 4 film per autore, 2 appartenenti alla prima fase e 2 invece più recenti. Nel caso di Martone sono i primi due film su Napoli, e i secondi due film sono invece sull'Ottocento, sul Risorgimento e su Leopardi, Non credevamo e Il giovane favoloso. I primi due invece, Morto in un matematico napoletano e L'amore molesto tratto dal romanzo di Elena Ferrante,
figura molto dibattuta oggi, la morte del matematico napoletano dedicato a un grande matematico morto suicida nel 59. E Marco Bellocchio invece avremo appunto i pugni in tasca nel nome del padre, che appartengono alla prima fase, diciamo, un po' cinema ribelle, per così dire, cinema legato molto anche alla politica, e i due film più recenti, Buongiorno Notte e La Bella, e Bella Addormentata, sono due film invece sull'oggi, sulla storia più recente, il terrorismo e Moro, cioè, comunque insomma parliamo appunto di epoche relativamente recenti, ma di cui ancora si sente la ferita. E invece poi la questione dell'eutanasia è invece una questione invece molto più dibattuta proprio di recente. Ecco, insomma, con questi quattro film e con i due incontri, dibattiti, insomma, l'università offre alla città, agli spettatori e agli studenti, alle studentesse dell'Aquila, un'occasione appunto di confronto con il cinema e con la cultura italiana.